Ciao a tutti amici di Player Inside, questa dovrebbe essere la premessa in cui vi diciamo che i videogiochi sono una cosa bella, ma certe volte li odiamo per diversi motivi. Ve ne abbiamo già illustrati alcuni negli altri due video dedicati alle cose che odiamo nei videogiochi o nell'ambito del gaming, e qui ve ne illustriamo ancora altri. Spesso i giochi vengono arricchiti da mod, talvolta realizzate veramente bene, che aggiungono oggetti, location, funzionalità non disponibili invece nel gioco base. Ma quando queste aggiunte si sovrappongono al gioco base interferendo con esso, i risultati possono essere tra l'ilare e il disastroso, e certe volte rovinano decisamente l'esperienza complessiva, costringendoci a tornare alla versione base con estremo rammarico. Dei videogiocatori completisti, ovvero coloro i quali vogliono portare a termine un gioco al 100%, le quest buggate, ovvero missioni secondarie o addirittura principali che non si attivano e che quindi non possono essere portate a compimento, lasciano nel giocatore un misto tra senso di amarezza e frustrazione e un'insofferenza che porta a gesti quali la ricerca di uno sfogo nei forum, insulti vari contro chi elogia la perfezione del gioco stesso e, cosa assai peggiore, all'abbandono del gioco. Non abbandonare il tuo gioco ti ama. Sii paziente e aspetta una patch. Sì, magari ci vorranno mesi, però nel frattempo non... cioè... insomma... Ma adesso vediamo insieme un'altra categoria di problemi che affliggono i videogiochi, ovvero tutto quel sottinsieme di problemi legati alla connessione di casa, che spesso fa talmente schifo da rendere frustrante e quasi deprimente il gioco online. Vediamolo insieme. Una scarsa connessione può portare ad una disconnessione e quindi ad un quit involontario durante le partite online, rischiando così di essere scambiati per dei quittoni scadenti, con conseguenti insulti mortali da parte degli avversari o dei compagni di squadra. Giusto così, meritatissimo. Poteva anzi dirmi peggio. Una connessione scadente porterà la stragrande maggioranza dei videogiocatori online ad evitarvi come la peste semplicemente dando un occhio al vostro ping, e questo porterà voi ad un isolamento progressivo. Prego, mi dica qual è il suo problema. Sì, dottoressa, ciao. Allora, nessuno vuole giocare con me online. Capisco. Non capisco qual è il problema e quindi mi sento isolato. Forse perché quando uso il microfono sentono la mia voce? Beh, la sua voce non è il massimo, in effetti, ma no. Forse perché ammazzo sempre solo i compagni di squadra senza mai centrare uno che fosse uno dei nemici? Ah no, non penso sia per questo. Forse perché insulto i compagni di squadra dopo averli ammazzati, insultando anche le loro madri, padri e chi più ne ha più ne metta? Beh, no, non penso sia questo. Piuttosto, qual è il suo ping? Boh, perché c'entra questo? 300. E questo pretende di avere amici, ma se ne va! Cretino! Mamma! Ma che dottoressa è questo? È letteralmente impossibile che con una scarsa connessione si possa giocare online e pretendere che nel frattempo qualcun altro in casa possa guardare una serie TV o un film in streaming. No, Raiden, non puoi giocare online che mi sto guardando il film e mi si disconnette. Ma che vuol dire ti si disconnette? Vabbè, allora gioco offline. Ma... no, non neanche offline, non giocare, niente, perché non si sa mai. Che vuol dire non si sa mai? Ho capito, vabbè, dai, guardiamoci il film nel televisore insieme, dai. Mamma, io non devi fare niente! Questo non c'entra niente con la connessione. È lei che... Oggigiorno la maggior parte dei videogiochi necessita di una patch correttiva o di un contenuto aggiuntivo obbligatorio. Questo porterà diversi videogiocatori a non giocare al day one, ma quantomeno al giorno dopo, se non quello dopo ancora. Ok, Vidra, ho acquistato un po' di giochi in digitale, eh? Oh, bello, dai, proviamoli! Proviamoli, dagli una ventina di giorni, il tempo di scaricarli e poi se ne parla. Ah, ma è vicino all'FTTH? Ma chi? Gianni? Gianni! Davvero? Sì! E me lo dicevo io che aveva qualcosa che non andava. La prima volta che l'ho visto ho pensato come minimo questo all'FTTH. L'FTTH è la fibra. Ah, la fibra. Vabbè, però non è che stia benissimo, eh. Cioè, l'altro giorno era blu in faccia, sembrava quello dei Guardiani della Galassia 2, scusami, non è che. Diciamo le cose come stanno. Fibra, non fibra, però.
Fateci sapere che cosa odiate voi dei videogiochi qui sotto nei commenti. Eh sì, una connessione scarsa, quella la odiamo tutti, non c'è bisogno di specificarlo. Vorrei vedere chi è che ama una connessione scadente. No. Comunque, se volete saperne a tal proposito di più sulla FTTH, ovvero Fiber to the Home, una nuova tecnologia di fibra ottica già disponibile a Catania, una delle prime città a sperimentare questa nuova tecnologia di fibra ad alta velocità, potete leggere la descrizione per ulteriori informazioni oppure recarvi presso uno dei negozi team specializzati, che sicuramente a tal proposito ne sapranno molto di più di noi. Alla prossima!